E tadan, indovinate cosa c'è? Un golem di ferro e dei gatti, non chiedetemi perché, ma ci sono anche dei gatti. Amici, me l'avete chiesto non in tanti, ma tipo in tantissimi, di fare una farm di iron, ovviamente funzionante, su Minecraft. E quindi oggi finalmente ho trovato un tutorial, tipo ho cercato nei peggio luoghi YouTube indiano, ma lasciamo perdere. Però finalmente ne ho trovato uno, quindi vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video e soprattutto rifare nel vostro mondo questo tutorial, questa farm di iron, perché è veramente utile e veramente funzionante. Ma signori, senza perdere altro tempo, direi di iniziare. Allora signori, come potete vedere, il tutorial è da PS4, ma ovviamente funziona anche su PC e tutto quello che volete. E soprattutto sono in creativa, così ve lo faccio vedere meglio e diciamo alla più veloce, in modo molto più spiccio. Ovviamente poi vi spiegherò anche come farlo nel mondo non in creativa, sarà più difficile, però diciamo che è fattibile, però è molto più difficile. Quindi iniziamo piazzando due ceste e a ridosso di queste ceste, ovvero dietro, ci mettiamo degli hopper. Ovviamente questi 9 hopper, appunto, saranno quelli che andranno a prendere tutto il vario ferro. Poi sopra la cesta andate a piazzare del vetro, ovvero due strati di vetro, e per ora è tutto fattibilissimo. Diciamo che il difficile arriverà dopo, ma ne parleremo dopo. E poi andiamo a mettere un pezzo di vetro qui. Questo qua lo potete togliere perché poi appunto dovrete andare a fare una cosa simile, ovvero sempre questi cosi, fate sempre così e quindi andate a chiudere col vetro. Vi consiglio di usare il vetro, però diciamo che per ora è fattibilissimo, cioè nel senso, fin qua lo possono fare tutti anche nel proprio mondo. Poi all'interno invece del coso, diciamo dove ci sono gli hopper, dovete ovviamente bloccare la lava. E ovviamente, come sapete meglio di me, la lava si blocca tramite i cartelli. Quindi andate a disporre i cartelli in questo modo, ovvero io ho fatto che ne metto 3 di qua, 1, 1, 1 e poi ne aggiungo uno qua alla sinistra. E fidatevi che la lava verrà bloccata tranquillamente. Poi, una volta messa la lava, dovete assicurarvi appunto che non scenda. Vedete che i cartelli tipo fanno da contrappeso. Non chiedetemi come, non chiedetemi perché, ma in Minecraft funziona così. E ovviamente, sopra la lava bisogna andare a mettere l'acqua. E ovviamente bisogna mettere sempre un cartello in mezzo. Quindi piazzate quei 3, 6, 7, 8 e in più uno in mezzo, che dovrebbe essere esatto, puntando a quello lì, poi finisce in mezzo, circa in mezzo. Ma va bene così. Una volta fatto questo, andiamo appunto a chiudere il tutto e ovviamente la parte più interessante è quella di fare, diciamo, la cornice in parte. I blocchi potete usare quelli che volete, io sto usando quelli di ferro, tanto per, però diciamo che potete usare appunto quelli che volete. Poi dovrete fare una cosa del genere, ovvero salire di uno e andare a recintare il tutto, così, esatto. E appunto vedete che salendo di uno, tech. Ok, vi dovrà uscire una cosa del genere, che per ora diciamo che anche nella modalità non creativa è fattibile. Ovviamente vi consiglio di utilizzare tipo della pietra, non so, comunque qualcosa di stiloso ma anche di utile, quindi fate un po' voi i vostri calcoli. Ora, dato che la striscia diciamo è di 10, dovete andare nel mezzo, quindi a 5, e estendere di 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sta cosa la dovete fare per tutte le parti, quindi contate 5, 1, 2, 3, 4 e 5 e estendete di 6. Ora quanto l'ho fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovviamente l'ho esteso di 6 perché poi dovete andare a chiudere il tutto, tipo come sorta di piattaforma, no? Quindi fate combaciare questi due pezzi, ovviamente anche dalle altre parti, e vedete che tech, una volta riempito il tutto senza cadere, grazie, andrete a fare una sorta di piattaforma. Ora io lo vado a riempire, vi faccio il taglio. E poi così almeno capite come ho fatto. Ok, l'ultimo blocco è stato messo, quindi vedete che piattaforma esce. Però la cosa che dovete fare, perché ovviamente non è ancora finita, è appunto il fatto che dovrete andare a bordare il tutto. Ora vi faccio vedere un attimino come, perché una volta arrivati all'angolino, sempre che ci arrivi non sbaglio, perfetto. Il blocco qua, diciamo che fa angolo, spaccatelo perché fidatevi, è meglio così. E ovviamente dovrete fare tutto doppio, quindi diciamo doppio muretto. E quindi diciamo che i materiali potrebbero costare non poco. Quindi una volta fatto questo mega recinto super gigante, andate a mettere tutti gli slabettini, solo ovviamente sulle pareti esterne, quindi dovrete ricoprire il tutto con gli slab. Sembra un lavoro difficile, però fidatevi che una volta arrivati alla fine ci sarà molto ferro ad aspettarvi, mettiamola così, quindi diciamo che conviene, ne vale la pena. Ok, una volta fatto ciò, scegliete un lato che volete, in questo caso prendo questo,
e dovete andare a mettere tutta l'acqua, perfetto. E vedete come va. E soprattutto dovete stare attenti a non farla cadere, altrimenti è un casino, dovrete rifare. Quindi mettete bene i cartelli che sono fondamentali. Vi faccio rivedere un po' come: tre da un lato, tre da un altro, uno, uno e questo al centro, che non è proprio centro, ma ci siamo intesi. E ovviamente, per rendere il tutto omogeneo e giusto, andiamo a mettere l'acqua anche di qua. E vedete che in teoria vi e anche in pratica vi deve uscire una cosa del genere, che alla vista è anche figo, però funzionale. E poi andate a chiudere il tutto con l'acqua, sperando sempre che la vostra lava non diventi ossidiana. Però dai, io confido in voi, so che avrete fatto un buon lavoro. Tra l'altro qui dovrei metterla anche un po' meglio. Ok, ora seguite bene ciò che faccio. Allora, sul blocchettino qua in mezzo, sul cartellino qua in mezzo, piazzate un blocco. Poi ne piazzate altri tre, esatto. E andate a spaccare questi sotto, perché ciò che vi servirà sarà questo blocco in mezzo. Potete usare le varie tecniche, tipo potete piazzarlo qui e fare qui se avete paura di metterlo sul cartello, però l'importante è che vi esca un blocco qui perpendicolare a sto cartello, cioè, che termine utilizzo, perpendicolare. Poi andate, questo è il blocco centrale, aggiungete due di qua e due di qua, perché poi dovrete, vabbè, mettere i vari villager. Ora vi spiego come. Però dovete andare a chiudere il tutto. Al fine di tutto vi uscirà una piattaforma 5x5, che coincidenza sarà anche ciò che andrà a bloccare questi, quindi 5x5. E poi dovrete mettere 5 letti da un lato e 5 dall'altro, che visti così sono anche inquietanti, però serviranno per metterci villager. Ora io ovviamente userò lo spawner di villager, l'uovo per farli spawnare, però è qui che volevo spiegarvi il fatto che per portare qui i villager voi dite, ma nel mondo normale non si possono far spawnare qui i villager. Esatto, però potete tranquillamente usare dei minecart, esatto, e tramite appunto le varie rotaie e tutto li potete portare qui e loro andranno a dormire. Però prima di far spawnare i villager avevo in mente di fare una cosa per farvi vedere anche meglio come fare, del tipo, se mettiamo la modalità di notte, ora la vado a mettere, come vedete molti villager andate per, vabbè, quanto storto dormono, vabbè, andranno a dormire nei letti, perfetto, quindi ne faccio spawnare un po', quanti ne mancano, vediamo, 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 altri tre. Prego, andate nei letti. E tra l'altro con i villager, quelli bambini, non funziona. Non chiedetemi perché. Poi, non è finita. Vi serviranno dei composer, esatto. Composer in inglese, mi sembra che si chiamano. E dovete piazzarli in questa maniera. Tra l'altro non avevo mai notato quanto è bello questo bioma pieno di fiori, ma non c'entra assolutamente niente. Comunque, fidatevi, l'unica cosa difficile di questa farm è portare qua i villager, però tramite appunto un sistema di minecart ce la fate tranquillamente. Poi l'iron che vi daranno ne vale assolutamente la pena, quindi fidatevi che ne vale la pena. Poi, adesso una cosa un po' creepy, diciamo, da fare è piazzare appunto altri composer e chiudere i villager come se fossero tipo in una tomba, quindi li state tombificando. Ok, facciamo finta di niente, loro non lo sapranno mai. Esatto, chiudeteli così. Voi direte, ma perché li stai chiudendo? Sei un pazzo. Nei limiti, però il motivo per cui li sto chiudendo è perché appunto così non si potranno, non, sì, non potranno tornare in piedi, non potranno alzarsi. Col vetro è meglio, potete usare un altro materiale, però fidatevi, usate il vetro, vi tornerà utile. Poi, a parte il fatto che è iniziato a piovere, non è finita qui, perché dovrete piazzare dei letti sopra le teste dei villager. Perfetto, un letto qui, vediamo se lo piazzo bene, perfetto, e la campana esattamente al centro, vediamo se riesco a piazzarla in qualche modo, perfetto. A parte il fatto che ora che ci penso questo qua non serve più, quindi lo possiamo togliere tranquillamente e per rendere tutto giusto mettiamo così. Per ora rimango di notte, vorrei togliere la pioggia, ma al momento meglio di no. Tanto ormai è praticamente finito il tutorial, niente di troppo complicato. E poi andate a spaccare tutta questa pedana qua sotto, che non vi servirà. Quindi rimarranno i villager sospesi in modo molto imbarazzante e strano in aria, con dei letti sopra che non potranno mai alzarsi. Poi settate il giorno, settate, aspettate che arrivi il giorno. Io ovviamente lo posso mettere, diciamo, barando. Mettiamo giorno, esatto. Ok. E vedete che i nostri cari villaggeri, sboom, si alzeranno come se non ci fosse un domani. E tadani, indovinate cosa c'è? Un golem di ferro e dei gatti, non chiedetemi perché, ma ci sono anche dei gatti. E tra l'altro, guardate, guardate, il golem andrà a cadere nella lava. Non chiedetemi perché i gatti non cadano, non succede niente, non lo so. Fatto sta che il golem ci schioppa come se non ci fosse un domani. Speriamo che schioppi anche sto zombie. Salve.
Vabbè, la lasciamo lì. Apriamo la cesta e ta-da! Quindi, signori, abbiamo confermato che la farm funge. Ora, la farei anche nella mia serie vanilla, ma per il momento non ho sbatta, sinceramente, però la farm funziona. Quindi, non so quanto è durato questo episodio, ma io salvo, esco, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Vi invito caldamente a, ovviamente, darmi una sistemata perché ho i capelli inguardabili, ma non c'entrava niente, non interessava a nessuno. Vi invito a rifarlo nel vostro mondo. Voi direte, oh mio Dio, è impossibile portare i villager. Semplicemente dovete fare un percorso coi kart e portarli sopra di notte. Niente di troppo difficile in realtà, quindi fattibilissimo. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero il 2:45, con un nuovo video. Ciao!